Buongiorno carissimi, mi chiamo Rampone Pietro Leopoldo, sono il presidente del Ristoratori di Verona di Confcommercio Provincia e sono qui per fare una sintesi di quello che è successo nel 2020, cosa sta succedendo nel 2020, anche perché non abbiamo capito niente neanche noi. Effettivamente noi pensavamo che dopo il governo Conte ci fosse un governo più sbrigativo, più veloce, che capisse la situazione di chi è a casa, che non percepisce gli stipendi. E invece siamo come prima, siamo ancora nell'incapacità di pensare a quello che c'è da fare, non sappiamo quando apriremo, perciò abbiamo dei grandissimi problemi su questo affare. Problemi grandi che li abbiamo anche con tutta la nostra filiera, da chi vende il vino, da chi vende la carne, eccetera. Ma oltre a questo abbiamo anche un altro problema grosso, che è quello dei nostri dipendenti. I nostri dipendenti, naturalmente, che sono a casa in cassa integrazione, c'è chi la riceve, chi la riceve poco, e questo è un disagio grandissimo per il nostro operato, perché i ristoratori sembra che siano gli unici, assieme a palestre, teatri, eccetera, che siamo proprio gli untori, secondo questo. Non è proprio così, io non la vedo proprio così. E anzi, io avrei anche delle idee per il futuro che a me interesserebbero, perché in questo momento che siamo chiusi si sta pensando a come fare per far arrivare i turisti a Verona, perché noi non ci dimentichiamo che mentre il lago lavora molto, come ha lavorato molto anche l'anno scorso, non la montagna lavora perché in estate lavora, ma il problema è proprio il centro città. Centro città, purtroppo, come tutte le città d'arte, soffrono moltissimo. Ecco, abbiamo visto i nuovi progetti che ci sono, come l'apertura dell'arena, probabilmente con 6.000 posti, perciò ci porterà tantissimo turista. Se si spera che portino i turisti e che non cambiano meta, perché il nostro problema è anche questo, che i nostri stranieri cambiano la meta, non vengono più in Italia, ma vadano in altri paesi limitrofi o vanno addirittura in qualche isola Covid free, eccetera. Questo ci dispiacerebbe molto. Noi stiamo lavorando tantissimo per portare ancora i nostri grandi turisti a Verona. Ci stiamo impegnando molto, si sta impegnando anche l'aeroporto moltissimo, perciò io mi auguro e spero soprattutto che di avere un'estate straordinaria, sempre Covid permettendo, perché come vedete, nonostante che noi siamo chiusi, i contagi aumentano e io sono sempre convinto che non è questa la maniera di comportarsi per il Covid, cioè il lockdown non serve assolutamente niente. Questo è il mio parere, perché capisco gli ammalati, capisco la gente che sta male, capisco questo, ma l'Italia è basata sul lavoro, perciò noi dobbiamo lavorare con tutta la sicurezza, per carità, con tutta la sicurezza che noi abbiamo. E dopo, io sono sempre convinto che noi ristoratori, perlomeno, c'è meno pericolo da noi a venire a mangiare che non andare a prendere la metropolitana. C'è meno pericolo in un ristorante che non andare su un filobus. Perciò, se noi guardiamo che queste cose, quando uno va al supermercato che trova centinaia e centinaia di persone, il ristorante, se non altro, è tutto separato, addirittura abbiamo tutti i distanziamenti, abbiamo tutto quello che riguarda l'igiene, cioè siamo al massimo delle nostre possibilità. Perciò io dico sempre ai clienti: venite da noi piuttosto che andare in casa in 10-12. Cosa possiamo dire? Possiamo dire semplicemente che il futuro lo vedo proprio, positivamente, perché naturalmente non si può non vederlo positivo. E anche perché se no noi dobbiamo morire per forza. Sarà il grande problema nostro, saranno la grande distribuzione, sarà il mercato estero, sarà quello che sarà il nostro problema, che noi dovremmo dimostrare come grandi ristoratori, visto che la gente veniva in Italia semplicemente per la bellezza dell'Italia, ma soprattutto per il buon mangiare, ecco, da non vedere sulle tavole
piatti già preparati o scaldati al microonde. Ecco. Questo è l'augurio che faccio a tutti i ristoratori, che siano veramente presenti e soprattutto che amino il proprio lavoro, perciò di fare sempre i nostri piatti con amore e attenzione. Ecco che allora conquisteremo ancora la gente. Come dicevo prima, grazie all'Arena, probabilmente con 6.000 posti, grazie a tutto quello che dà Verona, perché Verona è una città straordinariamente meravigliosa. Città, anche quest'anno dobbiamo anche fare conto che ci sono i 700 anni di Dante, perciò stiamo facendo tutte le manifestazioni, le abbiamo preparate tutte da giugno in poi. In luglio avremo anche una cosa particolare, il 23, 24, 25, abbiamo tutta un'associazione delle confraternite europee che verranno giù, perciò se naturalmente sempre Covid permettendo, abbiamo i cantanti già che si sono iscritti, cioè, sì, teoricamente da giugno in poi Verona dovrebbe rinascere come prima. E dopo naturalmente la mia convinzione è sempre quella di fare tantissimi vaccini, vaccinarsi tanto in modo da essere liberi, da essere tranquilli, da non avere problemi e soprattutto non ammalarsi, perché quella è la cosa più importante, e di vivere in una società molto più tranquilla, senza cattiverie, perché ultimamente il Covid, invece di dire una volta si diceva anche andrà tutto bene, eccetera, io vedo invece che la gente è sempre più arrabbiata e di conseguenza noi con la ristorazione, con i bar, cercheremo di tirarla fuori da queste arrabbiature. Ma oltre a questo bisogna sempre pensare che la gente ha voglia di socializzare, non vuole star più da sola. Da sola, voi vedete che c'è un po' di sole, c'è un po' di aria buona e voi vedete che ci sono già gli assembramenti, scusatemi questa parola, ma perché la popolazione vuole socializzare. E più che socializzare con la ristorazione, questo è il massimo che si possa fare. Dopo problemi lasciamoli tutti i giorni, voi vedete che ci sono un sacco di problemi. Di conseguenza cerchiamo di dimenticarli i problemi, perché se no non andiamo più avanti, cerchiamo di vedere positivamente le cose. Noi, come dicevo, possiamo fare qualcosa e cercheremo di fare qualcosa di meglio di quello che ci prospettiamo. L'importanza è che ci aprano, perché allora se dal 20 io ho speranza che il 20 di aprile possiamo aprire in sicurezza, come si dice, tutto questo va bene, però del 20 non vorrei arrivare a metà maggio come l'anno scorso, perché i danni sarebbero grandi, perché tanti nostri colleghi naturalmente saranno costretti a chiudere, già sono al collasso e di conseguenza bisogna anche capire questi giovani imprenditori che si sono cimentati nel nostro lavoro, che hanno iniziato il lavoro l'anno scorso, l'altro anno, trovarsi i locali chiusi, pagare l'affitto, la luce, il gas. Stamattina abbiamo chiesto anche alla GSM di lasciare un attimino un po' più di respiro con le bollette, perché effettivamente questi locali sono chiusi, i frighi funzionano, funziona tutto e di conseguenza continuare a pagare così tanto le bollette è un po' fastidioso con il locale chiuso. Abbiamo chiesto anche al comune che ci dia un po' di respiro su quello che riguardano perlomeno le tasse rifiuti, dal momento che non ne procuriamo, che ci levino un attimino quello che è la tassa rifiuti. C'è un buon atteggiamento anche del comune, appunto, dicevo, perché ha apprezzato, mette fuori i plateatici fino al 31 di luglio, di dicembre gratuitamente, perciò ecco, c'è una volontà di crescere, di combinare le cose assieme, però la via è ancora molto molto complicata. Vediamo cosa possiamo fare di meglio trovandoci e soprattutto fare unità tra di noi, perché una bella unità tra di noi sarebbe una cosa straordinaria.